del Corbeddu. Ecco nell'altro resoconto. La regione Riodemonte. Sin dai primi tempi della latitanza fu sempre il punto strategico del Corbeddu. Le condizioni topografiche, invero, le rocce dirupate, tagliate a picco, rendono quel territorio un ricovero sicuro e quasi inespugnabile. A renderlo ancora più aspro sono le boscaglie fittissime di elci, di corbezzoli, dove si trovano in quantità muffloni, cervi e cinghiali. Molto spesso in quella regione si recano infatti i cacciatori del circondario, donde ritornano carichi di bottino. Raramente si faceva una partita di caccia alla quale non intervenisse il Corbeddu, il quale divertiva un mondo con le sue storielle e col suo brio. Molte autorità in questo modo poterono conoscere il terribile latitante. Su di una collinetta, presso il fiume, sta l'ovile invece di Bernardo Dore, con il quale il Corbeddu era legato da un'antica amicizia. In questi ultimi tempi, poi, il bandito non prendeva più parte diretta alle grassazioni, ma si limitava a dare solo ai suoi numerosissimi sudditi dei consigli. E la sua frequenza in quei paraggi era più notata. Forse credeva ad aver diritto alla giubilazione e quindi anche ad una tregua da parte dei carabinieri. E forse non sospettava che nessuno potesse fargli la spia, mentre certamente vi era qualcuno che sorvegliava tutte le sue mosse. La sera del primo, infatti, dietro ordini precisi impartiti da Nuoro, dal capitano Mauro, verso le 9 partirono contemporaneamente da Orgosolo e da Uliena 3 squadre di carabinieri diretti a Riodelmonte. La prima squadra era composta dal brigadiere Lussorio Cao di Borore e dei carabinieri Spano Gavino e Paradisi Giuseppe. E dopo 5 ore di marcia difficilissima si appostò sul versante sinistro del Rio del Monte, a circa 400 metri dall'ovile. La seconda squadra, composta dai carabinieri d'Oliena, Moretti, Aventino, Loriga, Giommaria e Branca, prese appostamento alle 3 del mattino del 2, sopra l'ovile, a circa 1 chilometro presso un boschetto roccioso. L'ultima squadra dei carabinieri, Chiabai, Porcu e Mancosu, si fermò alla cresta Fra Giovanni, ad oltre 2000 metri dall'ovile. Il mattino del 3, verso le 6, il Moretti si accorse improvvisamente della presenza su una collinetta vicina di uno sconosciuto, il quale, scendendo dalle montagne circostanti, si era soffermato. Aveva acceso un fuoco e stava a riscaldarsi le mani, tant'era il freddo. Poco dopo vide questo sconosciuto dirigersi alla fontana e lavarsi. Avrebbe ben potuto sparargli addosso, tanto era vicino a lui. Ma vedendolo disarmato, non sospettò fosse il Corbeddu. Dopo un'altra oretta, lo sconosciuto prese da una macchia un fucile, lo zaino, e si diresse all'ovile. Non vi era dubbio, doveva essere il Corbeddu. La squadra Moretti, per non compromettere le cose, rimase appiattata attendendo il momento opportuno. Poco dopo, su una travetta, apparve l'altro latitante atteso, Antonio Congiu d'Oliena, già famoso per le sue ferratezze. Verso le 5:30, i due latitanti, sempre accompagnati dal ragazzo che teneva sulle spalle lo zaino del Corbeddu, mossero dall'ovile, dirigendosi verso la montagna sovrastante. Allora anche il brigadiere Cao abbandonò il nascondiglio, si avanzò, passò il torrente ed arrivò all'ovile. I latitanti intanto, accortisi della presenza dei carabinieri che venivano dal bosco, continuarono ad avanzarsi lentamente verso la montagna, sicuri di non poter essere raggiunti e non sospettando che lassù vi fossero altri carabinieri. I latitanti, appena arrivati alla base delle rocce sottostanti alla squadra Moretti, fecero fuoco addosso al Cao, che si trovava allo scoperto e che fortunatamente non fu colpito. Molto strano che il Corbeddu, così valente tiratore e da così breve distanza, poiché fra lui e il brigadiere c'erano appena 150 metri,
non abbia colpito nel segno. Si spiega solo con l'agitazione da cui era invaso. Si sa infatti che da qualche tempo soffriva orribilmente d'asma. Il cao avanzò sempre più, a guadagnar terreno, mentre il corbeddu, abbandonate le rocce, si diresse verso la destra. Ma qui fu respinto dal carabiniere Loriga, della squadra Moretti, che in quel momento entrava in azione. Vistisi tra due fuochi, i latitanti si buttarono verso il centro, ma anche qui il carabiniere Branca li respinse. Allora, vistisi perduti, si spinsero di corso verso la sinistra, unica via di scampo. Qui invece li attendeva la morte. Il carabiniere Moretti, valentissimo tiratore, che all'esposizione di Torino ebbe medaglia d'oro, fece subito fuoco dall'alto della roccia, a circa 300 metri di distanza, colpendo alla schiena il corbello. Caduto questo, puntò nuovamente fatalmente, uccidendo anche il ragazzo. Mentre il conge riusciva a guadagnare il dorso della collina e a sparire attraverso i folti macchioni. Le posizioni occupate dai carabinieri, posizioni splendide davvero, il contegno da loro tenuto durante due giorni di appiattamento senza muoversi, senza mangiare, senza bere, il sangue freddo da tutti dimostrato, e specialmente dal brigadiere Cao, che diresse l'operazione e l'attacco esponendosi per più volte alle spalle dei latitanti, beh, sono certo cose degne di considerazione speciale. Così si conclude l'articolo, eppure la vita del corbeddu, l'aquila della montagna. C'è da dire però che dopo più di 100 anni dalla sua uccisione non si è offuscata affatto l'immagine di questo bandito leggendario, che per molti anni è ancora una figura romantica, nonostante per 18 anni avesse rubato e ucciso senza alcuno scrupolo.